Debole. Ma siccome quella iniziativa è rimasta lì, sola e isolata rispetto a tutte le altre, quell'iniziativa non ha fatto altro che togliere risorse al futuro, alla formazione professionale, a ciò che invece sarebbe necessario in un momento di difficoltà come questo. Gli enti locali, invece, cosa hanno impossibilità di fare gli enti locali? Gli enti locali, voi sapete come si compone un bilancio, spese per investimenti e spesa corrente. La spesa per investimenti è fatta da ciò che gli enti locali possono raccogliere sul fronte delle entrate per oneri per la maggior parte. Le entrate per oneri per quell'effetto indotto e quel combinato disposto negativo della crisi, su quel versante le risorse degli enti locali sono molto ma molto scarse. E quindi anche sul piano degli investimenti, delle risorse che gli enti locali stessi possono mettere a disposizione, siamo in una situazione di difficoltà. Ma gli enti locali però non si arrendono rispetto a questo, perché non ci sono solo quelle fonti di risorse. Noi sappiamo che possiamo contare in questa fase su un fatto inedito questo, sì, lo dico con orgoglio, rispetto a tanti territori a livello nazionale e ad altrettanti territori anche a livello della nostra regione. Il territorio, la coesione sociale di questo territorio, la capacità di questo territorio di essere all'altezza, come nel passato, di avere uno scatto di reni e poter superare una situazione difficile come quella che abbiamo di fronte. Questo territorio a oggi a disposizione, come non mai nella sua storia, un'occasione direi unica per fare di quella crisi devastante che sta davvero inserendosi nelle pieghe più profonde della nostra comunità locale, questo territorio ha in quella crisi ha una grande opportunità. Quelle grandi opportunità si chiamano imprese, si chiamano persone che stanno su questo territorio, si chiamano istituzioni locali, si chiamano persone, soprattutto persone in carne e ossa, che hanno a cuore e devono avere al cuore l'identità e l'appartenenza ad una comunità. Noi confidiamo in questo, confidiamo nel fatto che oggi in una situazione come questa quei piccoli segnali che possono esserci in alcuni settori produttivi siano colti e siano portati più avanti. E possiamo contare sul fatto e fidiamo sul fatto che il sostegno delle istituzioni a quelli che possono essere e possono rappresentare i settori strategici di prospettiva di questo territorio siano colti e siano messi a frutto. In questo senso credo vada dato atto, anziché al Governo nazionale, vada dato atto alla Regione Toscana di aver svolto un ruolo e di aver svolto un ruolo importante in questa situazione. È importante, direi quasi vitale, per tante e tantissime aziende. A partire dalle prime misure che sono state prese, il sostegno al credito, con la messa a disposizione di risorse che garantivano il ricorso al credito per tante aziende che si sono trovate in difficoltà dal punto di vista della liquidità o dal punto di vista degli investimenti. In questo senso, in queste settimane si è sviluppata una discussione all'interno del tavolo sulla crisi che abbiamo messo in piedi alla fine del mese di luglio. Se e quanto quelle iniziative potessero bastare, se e quanto a quelle iniziative potevamo dare qualche ritocco importante riguardo alle tempistiche. Infatti sul versante delle procedure, della semplificazione, abbiamo prodotto nel documento che abbiamo consegnato al Presidente Martini, abbiamo prodotto una bozza di protocollo d'intesa che io mi auguro che subito dopo questa assemblea possa essere definito e messo a punto definitivamente per quanto riguarda le procedure che devono essere seguite nel momento in cui un'azienda ricorre a Fidi Toscana o ai consorsi Fidi per ottenere
quelle garanzie al credito che sono necessarie per il loro sviluppo. Lì abbiamo fatto un'operazione molto semplice, abbiamo proposto un'operazione molto semplice, che nel momento in cui si va a chiedere, si va ad avviare l'istruttoria di procedura presso Fidi Toscana o presso un consorzio Fidi, contemporaneamente si avvii quella stessa procedura anche nei confronti da parte dell'istituto di credito a cui si è rivolta quell'azienda, in modo da arrivare in contemporanea alla fine dell'istruttoria e risparmiare così, come ci si dice, circa 60 giorni rispetto ai tempi che fin qui sono stati realizzati. Questo è un aspetto che ci ha in questa fase aiutati a sostenere le imprese. Noi però abbiamo davanti un altro elemento, un altro tipo di riflessione. Che cosa è questo territorio? Che cosa rappresenta? Dove è collocato? Non solo geograficamente, ma dove è collocato anche dal punto di vista produttivo. Questo territorio è collocato, per sua fortuna, in una localizzazione geografica molto strategica, non solo perché da queste parti passa una strada, o non solo perché da queste parti passa una ferrovia, ma perché lo sviluppo della Toscana, quelle azioni di sviluppo che si stanno realizzando all'interno della regione toscana, sono contermini a noi e vedono in noi un punto importante di raccordo. Noi dobbiamo essere in grado di stare all'interno di quel gioco che si sta sviluppando a livelli più ampi. Per questo questa sera qui con noi abbiamo il vicepresidente della provincia Laura Cantini, abbiamo il consigliere regionale Vittorio Bugli, abbiamo le istituzioni sovraordinate rispetto a noi. Perché? Perché noi da soli non possiamo andare da nessuna parte. Questo è un tema che in passato ci ha appassionato, qualcuno ha avuto l'idea che da soli potevamo fare tutto e tutto quanto era possibile, ma questo nelle menti più aperte non è mai allignata questa idea, quella del fare da soli. Fortunatamente siamo stati capaci di fare da soli e siamo stati capaci di tenere e aprire relazioni con tutto il resto della Toscana e soprattutto con l'area vasta della Toscana centrale. Questo è un tema che credo debba essere tenuto di conto in questa nostra discussione. Dove siamo e con chi vogliamo andare. Perché noi non possiamo rimanere isolati. Le nostre imprese, il nostro sistema produttivo non può rimanere isolato, non può vedere le istituzioni che si contrappongono ad altre istituzioni. Questi passaggi li abbiamo già superati. Quindi questi passaggi io li ritengo, li considero alle nostre spalle. Dobbiamo fare in modo a questo punto che i settori importanti, i settori strategici che possono rappresentare in qualche modo l'innovazione di questo territorio possano essere aiutati. Io penso soprattutto a quei settori che stanno tra il tradizionale e l'innovativo, perché sono un po' la fase di passaggio, di collegamento tra i momenti importanti della storia produttiva di questo territorio. Penso soprattutto al settore del turismo. È un settore che si è sviluppato nel tempo come possibile traghettamento da una situazione all'altra, ma è un settore che può dare ancora tanta risorsa e tanta energia al nostro territorio. Poi penso soprattutto alle azioni che vanno sviluppate per quanto riguarda le nostre famiglie, penso al nuovo piano casa della Regione. In queste settimane all'interno della Giunta del Circondario abbiamo discusso e all'interno dell'Assemblea di Pubblicasa abbiamo discusso delle iniziative che possono portare a spendere su questo territorio, se non mi ricordo male Rossana, una cifra che va oltre i 3 milioni e mezzo di euro complessivamente in un tempo abbastanza breve, perché metà di questa somma è già stata finanziata dalla Regione Toscana, per l'altra metà stiamo producendo i progetti che possono essere subito cantierabili e che riguardano alloggi popolari. Poi penso soprattutto
a quei settori che oggi vengono definiti pericolosi.